Eccoci pronti con l'ultima formazione di questa sera, la Filarmonica Alpina Dione. Io chiederei a tutti voi un grande applauso alla Filarmonica Alpina Dione perché è anche l'organizzatrice quest'anno del 42esimo raduno delle bande valdostane. Quarantadue anni di incontri nei vari paesi della Valle d'Aosta e quest'anno, proprio il 1º giugno, partirà il 42esimo raduno a One, l'esibizione appunto il 1º giugno della Filarmonica di One, la Filarmonica di casa. Rinizierà poi venerdì 6 giugno e i concerti saranno per tutta la settimana fino a venerdì 13 sera, giusto? E poi sabato 14 giugno al pomeriggio il rassemblement finale per la festa di tutte le bande. Dunque, One fin da adesso, grazie da parte di tutte le bande musicali valdostane. Invito anche voi, finito la rassegna domani sera, poi appunto chi volesse riascoltare tutte le bande, poi non tutte sicuramente faranno poi lo stesso repertorio, appunto che possono farlo nelle 2 prime settimane di giugno a One. Apre il suo concerto con Erice, marcia da concerto, composta dal maestro Lorenzo Pusceddu. La breve ma struttura introduzione lascia subito spazio al dialogo fra le sezioni degli ottoni e quelle dei leni, che accompagna l'esecuzione sino al trio, dove i clarinetti conducono il tema principale. Si passa poi alla seconda parte della marcia, dove le sonorità prorompenti e decise del grandioso preludono ad un finale inizialmente introdotto agli ottoni, ma poi sostenuto da tutte le sezioni di strumenti. A voi Erice di Lorenzo Pusceddu, direttore René Martinet. Scusate, mi dicono di fare una comunicazione tecnica, mi chiedono se Fabien della banda musicale di Courmayeur è in sala, se può scendere e recarsi qui dietro.
Carol Lewis è l'autore dell'opera letteraria di Alice nel Paese delle Meraviglie. Con questa vera e propria opera letteraria ha dato vita alle fantastiche vicende di Alice, una bionda bambina che per seguire un coniglio bianco cade in un pozzo assai profondo, sul fondo del quale si aprono le porte di un mondo fantastico. Chi di voi ha letto questa favola avrà avuto la possibilità di incontrare personaggi come il cappellaio matto, il gatto del Cheshire, la regina di cuori, la lepre Marzolina, il bruco e tanti altri ancora. Personaggi che hanno preso vita anche nel lungometraggio della Disney del 1951. Le musiche di Sammy Fay, pianista e compositore americano, sono state arrangiate per banda da Richard Scott. Signore e signori, ecco a voi Alice in Wonderland. Thank you.
Siamo arrivati al termine anche questa sera, la seconda della rassegna. Vi ricordo gli appuntamenti di domani, sabato pomeriggio alle 17 inizierà il Cor Philharmonique La Musique di Sarre, successivamente il Gruppo Filarmonico di Car. Alla sera alle 21 Cor Philharmonique de Châtillon, la musica Pelle e la lira di Sime e la banda musicale Regina Margherita di Gabi. Dunque, ultimo brano della serata, con la Filarmonica Alpina di Ione, invece ci vedremo tutti il 1 giugno e successivamente per la settimana dei concerti e al 42esimo raduno delle Harmonie Valdôtaine. Setta McKean e i suoi esilaranti amici sono i protagonisti di Cars, lungometraggio nato dalla fortunata collaborazione tra la Pixar Animation Studios e la Disney, proposta nelle sale cinematografiche nel 2006. La colonna sonora di Cars è di Randy Newman, cantautore, pianista, compositore e arrangiatore statunitense, che sin dall'infanzia dimostra una sfrenata passione per la musica, dote che gli è stata trasmessa dal sangue paterno, visto che già gli zii furono i compositori di colonne sonore per la produzione cinematografica hollywoodiana degli anni 30 e 40. L'arrangiamento che la Filarmonica Alpina presenta questa sera è di Darrell Berry, compositore e arrangiatore di origine inglese, diplomatosi presso il Royal College of Music di Londra nei primi anni 80. Arrivederci a tutti, a domani pomeriggio alle 17. Grazie, la Filarmonica Alpina di Ione, direttore René Martinet.